Grazie Presidente. Allora, giungiamo finalmente alla discussione in aula di questo importantissimo documento. Anch'io voglio iniziare ringraziando le associazioni che oramai da oltre 10 anni si impegnano perché Roma Capitale si doti di un regolamento del verde. Ci sono veramente associazioni che con vero amore nei confronti della città stanno partecipando da sempre, da 3 amministrazioni poi sostanzialmente, a riunioni continue per discutere articolo sull'articolo qual è il miglior regolamento possibile che questa città possa approvare. Beh, noi ci stiamo molto vicino a questo, in quanto il testo che proponiamo ci sono ben 15 associazioni che hanno firmato un appello per dire all'Aula approvate questo documento. Addirittura c'è Carta in Regola che sul suo sito ha detto questo potrebbe essere paragonabile a uno dei migliori regolamenti del verde che sono stati approvati in Italia. Tutto è perfettibile, ha giustamente detto, e questo spetta anche a noi in quest'Aula approvare degli emendamenti per migliorare ulteriormente il testo. Ma comunque è sicuramente una buona base. Io credo veramente che il fatto che anche durante questa consiliatura il regolamento sia passato in mano da 2 assessori differenti, alla fine questo è stato un fatto positivo, perché 2 forme mentis diverse sono state assolutamente positive per ottenere un buon regolamento. A gennaio 2019 è stato approvato dalla Giunta un testo, dalla Giunta in cui c'era l'assessore Montanari, e è sicuramente una buona base. Io ringrazio l'assessore Fiorini che ha fatto un lavoro veramente minuzioso, molto attento a tutti gli aspetti di rinquadrare un po' lo schema generale del regolamento, e adesso è venuto un testo molto fruibile, sicuramente accettato dalle associazioni che hanno discusso con l'assessorato questo testo fino in fondo, ogni singola parola, anche virgola se vogliamo. Io voglio dire solo una cosa in particolare, devo dire col senno del poi ritengo che effettivamente avremmo dovuto dedicare un po' più di tempo in commissione a questo regolamento. Oggettivamente come maggioranza, lo sapete, siamo stati tentati di portarlo in commissione e di portarlo immediatamente in aula. Le opposizioni ci hanno detto che non accettavano questa cosa perché volevano più tempo per discuterlo. Ci è sembrata un'osservazione assolutamente giusta, per cui abbiamo dato un tempo, da quando l'abbiamo portato in commissione a metà gennaio, adesso stiamo a marzo, un bel tempo per poterlo analizzare. Io credo che questo testo sia assolutamente innovativo per tanti aspetti. Innanzitutto è il primo regolamento del verde di questa città, uno strumento di cui si sono dotate tante città in Italia, tante capitali europee, ma Roma non lo ha mai avuto. Lo aspettiamo e lo aspettavamo da tanti anni. Oggi iniziamo questa discussione generale, e questo è già un fatto molto importante. Un altro aspetto che mi piace sottolineare è che nel regolamento abbiamo previsto i patti di collaborazione. Voi sapete che abbiamo avuto una discussione molto accesa in quest'Aula sul regolamento beni comuni, ha avuto un certo esito e una posizione da parte della maggioranza. Non voglio riprendere quella discussione, ma dico che l'aspetto del verde rientra in quel contesto, e noi l'abbiamo sempre detto che il verde l'avremmo portato in questo regolamento con quell'idea, con quell'impostazione. Io ringrazio il professor Arena che ci ha aiutato nella stesura di questo articolo dei patti di collaborazione, a cui abbiamo chiesto aiuto e sostegno per il testo che abbiamo presentato, e ci ha detto che questo testo è assolutamente buono. Dunque un aspetto innovativo, almeno sul verde portiamo avanti questo concetto. Permettetemi di dire una cosa anche sul percorso. Questo regolamento
è un regolamento veramente partecipato, veramente voluto dal basso. Ed è una cosa importante. Io sono stato l'artefice, come dire, quasi inconsapevole di un fatto. Ho permesso che il regolamento fosse pubblicato o fosse dato alla città prima che si discutesse in aula. Al di là del fatto che sinceramente io ritengo che la posizione di Carta in Regola su questo sia una posizione molto importante, che chiede il rispetto del regolamento degli accessi agli atti all'articolo 24 e chiede che vengano pubblicati gli atti della Giunta prima che vengano poi discussi in aula, per permettere alla città di poter elaborare, poter ragionare e discutere e magari sollecitare alcuni consiglieri con alcuni emendamenti. Ebbene, questa volta, che purtroppo non è accaduto, e vogliamo anche capire perché non è accaduto, visto che c'è un articolo del regolamento che dice questo, però abbiamo avuto l'opportunità di far uscire il testo e si è aperto un dibattito in città molto acceso, alcune volte con dei toni sinceramente non accettabili. Però devo dire che poi alcune associazioni, alcuni soggetti hanno proposto degli emendamenti, e l'intelligenza collettiva è sempre un aspetto molto importante. Ecco, io voglio dire, c'è stata sicuramente una polemica molto forte sui pini di questo regolamento, che dicevano, alcuni hanno detto che li volevamo tagliare tutti e che non rispettavamo i pini e il paesaggio. Assolutamente non è così, ci sono moltissimi aspetti che rispettano i pini, però effettivamente io ho avuto un'interlocuzione, ho parlato con l'associazione Amici dei Pini di Roma e abbiamo interloquito, parlato e ragionato nel merito del discorso, e ho presentato diversi emendamenti su questo aspetto per rafforzare il concetto che il pino è un tipo di albero assolutamente importante per questa città, soprattutto per l'aspetto paesaggistico, e dunque ci sono diversi emendamenti su questo. Ma io devo dire, poi ci sono state alcune critiche al testo in città, dove hanno detto che volevamo abbattere tutti gli alberi con circonferenza al di sotto dei 78 centimetri, e questa è una cosa assolutamente non corretta, è una cosa sicuramente sbagliata. Vi leggo il comma 1 dell'articolo 40: interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento doloso o colposo che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all'interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che direttamente o indirettamente comprometta l'integrità statica o vegetativa e o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente regolamento. Voglio capire come fanno le persone a dire che questo regolamento permette il taglio degli alberi al di sotto del 78 centimetri di circonferenza. So qual è l'articolo al quale fanno riferimento, ma hanno completamente sbagliato l'analisi. Devo dire che ce ne sono stati diversi degli errori, di cose sbagliate che sono state dette su questo regolamento, ma ci conforta il fatto che ci siano tante associazioni che ci stanno spingendo a far sì che noi approviamo questo regolamento, perché è veramente tanto atteso. Mi permetto di dire, effettivamente qualche modifica c'è stata rispetto al testo della Montanari. Qualcosa effettivamente poi, in un'analisi molto attenta e minuziosa, ci siamo resi conto che era proprio sbagliata, e con il confronto con le associazioni siamo arrivati a dire: allora questa tabella la dobbiamo modificare. Io vi dico solo la tabella sui marciapiedi. La tabella del testo della Montanari sostanzialmente prevedeva che un albero di prima grandezza non potesse essere piantato nella nuova urbanizzazione se un marciapiede non era oltre gli 8 metri di larghezza. Detto francamente, non è possibile, era un errore, vero errore, e dunque con le associazioni abbiamo discusso di ridurre questi spazi, perché effettivamente non è possibile. Le norme tecniche d'attuazione del PRG indicano per la futura urbanizzazione dei marciapiedi di 3
di 4 o di 5 metri, ed è quello che noi abbiamo previsto in questo regolamento. Piccoli errori, ce ne sono stati degli altri, ma sono piccole cose che possono succedere, ma l'attenta analisi che è stata fatta su questo testo ha fatto sì che si potessero scovare e correggere per avere il miglior regolamento del verde possibile di questa città. Mi permetto di dire che effettivamente noi abbiamo anche ridotto alcuni spazi che erano stati indicati nel precedente regolamento, come per esempio proprio le aree cani, ma questo è dettato dal fatto, dal confronto che c'è stato con le associazioni degli animalisti. Perché ci hanno detto, guardate, ma ce l'hanno detto proprio loro, guardate che se voi mettete almeno 2000 metri, in tanti quartieri le aree cani non si fanno, perché non si possono fare, e dunque è con loro che abbiamo deciso che la cosa migliore era mettere almeno 400 metri. Diciamo almeno, perché la volta che dove è possibile fare da 2000 metri, la faremo da 2000 metri, ma diciamo almeno, perché ci sono delle volte, dei quartieri e delle situazioni in cui con 400 metri diamo un servizio importante alla città. Stessa cosa con le aree ludiche, che avevano detto che per un'area verde da 10.000 metri quadri l'area ludica doveva essere di 1.000 metri quadri. Detto francamente, ci sarebbero state decine e decine di giochi per bambini. Questa cosa era eccessiva, perché poi succede l'effetto opposto, ovvero che arrivi a averne meno se mi dici almeno 1.000 metri quadri in 10.000 metri quadri. Dunque l'abbiamo eliminata. Lo dico perché, per capire la ratio con quale noi abbiamo ragionato di questo regolamento. Una cosa mi preme di poter dire, e cerco di andare anche in chiusura, e poi magari interveniamo nel merito dei singoli emendamenti. Noi ci è stato detto dalle associazioni che giustamente non vogliono che questo testo stia in un cassetto, che noi lo approviamo e che rimanga lì. Ebbene, questa amministrazione, che non vuole che il testo stia in un cassetto, il 30 novembre la Giunta ha approvato una memoria di Giunta nella quale dice che il Dipartimento Ambiente devono essere assunti 50 funzionari ambientali, e lo diciamo proprio in funzione dell'applicazione di questo regolamento, perché è un regolamento che ha tantissime norme, ha tantissimi aspetti da dover regolamentare, e dunque servono persone, e ne servono tante, perché altrimenti, per far sì che questo strumento sia uno strumento vivo per la città. Poi non riesco, e chiudo proprio, grazie Presidente, questo strumento ha tanti aspetti innovativi. Penso per esempio ai corsi per la polizia locale, per andare a fare le sanzioni che vengono applicate per applicare il regolamento. Questo è un momento molto importante, all'attivazione della consulta, al dover redigere il piano del verde. Insomma, è uno strumento articolato, molto sì complesso, ma che fa un gran bene a questa città. Io invito veramente tutta quanta l'Aula a impegnarci tutti insieme ad approvare questo regolamento, perché tutti insieme faremo fare un passo enormemente avanti alla città di Roma. Grazie.